siamo stati intelligenti, non ci siamo fatti prendere, secondo me, dal nervosismo, dalla frenesia, siamo stati tranquilli sapendo che potevamo fare bene. E ripeto, ora a parlare della partita, sinceramente probabilmente non ci riesco neanche. Però comunque una grande prova a livello di squadra, a livello di carattere, a livello di personalità, insomma, grande voglia. Cazzo, adesso devo dire che abbiamo visto tutti questo. Poi, a prescindere, comunque sempre complimenti alla squadra avversaria, che è un'ottima squadra. Però, insomma, oggi credo che i ragazzi siano stati bravi. Ci saranno ripercussioni per la prossima giornata per tutte e due, perché il campionato continua, il Vado adesso ha 2 punti, i giochi sono riaperti e ognuno adesso dovrà leccarsi un po' le ferite, perché qualche segno l'ha lasciato questa partita. Normale che fosse, credo. Normale che fosse, poi a me non mi piace tanto dire più giusto, meno giusto. Andiamo oltre. Niente, comunque la rosa c'è, i ragazzi sono tutti bravi, vedremo di pensare alla prossima partita. Credo che la tranquillità e la voglia di stare insieme, la voglia di lavorare, credo che oggi si sia vista sul campo. Chiaramente siamo dispiaciuti perché non ci sarà domenica. Chi giocherà farà, se non bene, magari farà anche meglio, mettiamola così. Credo che, ripeto, aspettavamo tanto questa partita, poi abbiamo 2 squalificati, adesso vedremo poi come sarà, come non sarà. Però voglio dire, c'è voglia di fare, c'è voglia di giocare, insomma, c'è voglia di far vedere un po' quello che facciamo durante la settimana, dai. Chiediamo solamente una cosa sul 3-2 che è stato un po' concitato e non si capisce bene a chi attribuire il gol, se è Donaggio, se è un autogol, poi loro hanno perso un po' la testa. Ti Guarda. chiedevo se qualche tuo giocatore ti ha detto segnato io, più No. Però ti dico una cosa, ma questo attento non lo dico perché lo sai che io più o meno un po' ci che altro questo. C'è conosciamo. stato il calcio d'angolo. Sì, però guarda, questo te lo dico a cuore in mano. Non ti dico che pensavo di vincerla. Però Però vedi. io ho avuto qualcosa alla fine, Hai come visto quando qualcosa? Fantozzi Una vedeva visione? l'arcangelo Gabriele sulla traversa, no? Ho avuto qualche Premonizione. piccolo sentore che potessimo vincere la partita. Ultima domanda, a dicembre sono arrivati i giocatori importanti, Capra, Marmiroli, ma cosa è cambiato in questa squadra? È riuscita finalmente a trovare forse quella continuità che mancava all'inizio stagione? Questa Sì. è la settima vittoria consecutiva. Ma secondo me la continuità è data comunque secondo me dal lavoro che si fa insieme, dallo stare insieme, dal fatto di essere l'uno per l'altro, dal fatto di voler giocare insieme, dal fatto di venire all'allenamento ed essere contenti di vedersi, dal fatto di aspettare la domenica per scendere in campo. Insomma, sono tutte situazioni queste che nel calcio all'interno di uno spogliatoio sono fondamentali. Perciò io ho sempre detto che chi è arrivato bene e chi c'era prima, diciamo, tutti contenti per i giocatori che sono arrivati nuovi e diciamo che l'innesto dei giocatori nuovi è andato tutto in automatico, nel senso che poi siamo con l'idea del gruppo positivo, del gruppo che siamo, direi che tutto è camminato da solo. E poi vedo che tra l'altro mi piace dire che i ragazzi si divertono, dai, mettiamola un po' così. Perciò credo che questo per la categoria che facciamo sia La cosa migliore, sì, divertirsi, esatto, una certo. cosa giusta. Poi è normale che Come andrà, andrà. siamo anche in una società dove, insomma, non diciamo mai niente, però siamo anche in una società che è giusto cercare di portare, diciamo, i risultati, fare bene, vedere anche il pubblico fuori che è contento. Credo che questo sia un segnale positivo che diamo alla domenica. Adesso parte la volata finale, le ultime partite, il testa a testa, quindi tra Vado e Rivarolese. Prossimo avversario, il Pietra Ligure, una squadra che nel girone d'andata gli aveva dato non pochi problemi, ha fatto un ottimo girone d'andata. Adesso pare abbia messo un po' i remi in barca, però sempre un avversario da non sottovalutare. No, Cosa ne pensi del ma Pietra? tutti gli Certamente. avversari,
Io guarda, l'andato ho preso 3 gol dal piede e 3 gol dal Infatti. Genova a calcio in due partite, per cui so bene. No, io guarda, io l'ho detto ancora prima della partita di oggi, guardiamo quello che facciamo noi e che insomma credo che il nostro termometro sia l'ambiente che respiriamo tutti i giorni, il nostro lavoro. Poi noi vedremo di andare di domenica in domenica, di fare delle buone partite e chiaramente di vincere. Poi è normale che sappiamo che tutte le partite sono difficili, perciò nel senso la prima classifica è sempre a 2 punti sopra in classifica, Certo. però ripeto, Però sono insomma una sempre. vittoria di questo tipo può avere anche delle Sì, ripercussioni in no, casa ma loro. io infatti l'avevo già detto anche settimana, io guardo molto quello che facciamo noi, poi guardo molto quello che facciamo noi, poi il resto vediamo cosa succede. Va bene, grazie. In bocca al lupo.